Capitano Cosimo Forgione, che ha firmato il suo gol numero? Sesto, è il sesto gol. Complimenti. Grazie. Senti, ci hai creduto proprio su quella palla, insomma un'imbucata per fall che ha tirato, il portiere ha fatto quel che ha potuto e poi tu l'hai spinta dentro. Sì, sì, è stata comunque una pressione, una riconquista, dove avevamo preparato bene la partita e siamo ripartiti con rabbia, e quando vai con rabbia riesci a fare gol. Ecco, tanta rabbia ma anche tanta attenzione, perché è vero che la San Benedettese ha tenuto per larghi tratti il pallino del gioco, però voi siete stati sempre molto attenti e soprattutto anche pericolosi. Abbiamo giocato contro una signora squadra, loro ci hanno messo in difficoltà su alcune trame di gioco, noi abbiamo preparato bene la partita così col mister attendendoli, e quindi siamo ripartiti, potevamo fare male sulle ripartenze, ci siamo riusciti, però complimenti anche a loro, alla San Benedettese, perché è una grossa squadra. Senti Cosimo, questo punto è più importante per voi o per la classifica, per i tifosi, perché? No, noi dobbiamo cercare di pensare partita dopo partita, abbiamo avuto quel blackout purtroppo di 2 mesi, lo stiamo pagando, quindi oggi era la partita che dovevamo fare qui a San Benedetto, se riusciamo a portare i 3 punti era una grossa vittoria, non ci siamo riusciti e cercheremo di pensare partita dopo partita. In uno scenario molto bello, perché questo è un campo davvero dove si sente proprio il tifo, sia quello rosso-blu ma anche i 400 arrivati da Chieti, vi hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Sì, sì, i nostri tifosi sono fantastici, ci seguono ovunque, poi c'è stata molta sportività, che è quella la cosa più importante nel calcio, no? Entrambi le tifoserie sono state corrette, quindi è uno spettacolo sia per il pubblico che per la gente pure a casa. No, noi ora stacchiamo un po' la spina, ci rilassiamo con le famiglie perché è giusto così, e poi da martedì in poi penseremo sicuramente al Termoli. Davvero l'ultima, 6 gol, lo abbiamo già detto all'inizio, c'è una piccola dedica per questo gol oppure ormai sei abituato? No, la dedica va sempre ai miei figli e mia moglie e poi la mia famiglia che mi segue da molto lontano, ecco.